Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi siamo qui per tornare a parlare di giochi da tavolo e ancora una volta partiamo ringraziando la Genus Games che ha concesso a me medesimo la possibilità di mettere le mani su questo The Magnificent o The Magnificent o chiamatelo come volete. Comunque, The Magnificent è un gioco molto particolare, ma prima di entrare nel dettaglio, mandiamo subito la nostra consueta sigla. Immaginate di dover gestire un circo ricco di eroi eclettici, animali particolari, giocolieri, maghi, tutto questo nelle vostre mani, ma gestirlo non sarà di sicuro facile, soprattutto se dovrete sfidarvi con altri gestori di circhi per cercare di avere la supremazia sul mercato e vincere. Questo è, in poche parole, il setting, l'inquadratura, la narrazione di The Magnificent. Un gioco molto particolare che, posso dire da subito, mi ha interessato e colpito, anche se al suo interno nasconde molte dinamiche complesse che vedremo all'interno del flusso di gioco. Innanzitutto, però, andiamo con le solite chiacchiere consuete a cui siamo abituati. Stiamo parlando in effetti di un gioco da 1 a 4 giocatori, sì, c'è anche la possibilità di giocare in solitario, della durata complessiva di 60-90 minuti. Dico da subito che tutte queste tempistiche le rispetterete solo una volta padroneggiato il gioco, quindi non aspettatevi che la prima partita duri 60 o 90 minuti, anzi, durerà molto di più. Va da sé che una volta padroneggiato il gioco, però, tutto comincerà a andare più rapidamente e a snellire le vostre partite. Anche se verosimilmente mi sento di dire che è più probabile avvicinarsi ai 90 minuti che stare dentro l'oretta che quei 60 minuti promettono. E aggiungo che questo The Magnificent è fondamentalmente un gestionale in cui si tireranno dadi, un gestionale in cui useremo i dadi come se fosse un valore di potere, di energia da utilizzare all'interno di varie opzioni di gioco, un po' come facevamo anche in Coimbra, sotto tanti punti di vista si assomigliano e hanno elementi in comune. Un gestionale in cui quindi dovrete utilizzare delle carte, dovrete raggiungere degli obiettivi, dovrete fare tante, tante cose. E quindi vediamo di entrare nelle componenti e nel flusso di gioco, perché è davvero l'unico modo per farvi capire di che cosa stiamo parlando. E partiamo dai materiali che, ci tengo a dire da subito, sono tutti molto interessanti e molto validi. Hanno anche al loro interno un portamateriali che, seppur si poteva fare anche in materiale un po' più rigido, dal mio punto di vista, risulta essere molto comodo per distribuire quelli che vedremo essere in effetti molti componenti di gioco. E quindi partiamo innanzitutto da plancia giocatore, da 1 a 4 giocatori, ovviamente ognuno avrà la propria plancia, al tabellone di gioco principale, che invece sarà la parte centrale in cui anche buona parte delle vostre azioni si concentrerà. Questi due elementi, tabellone da una parte e plancia di gioco, saranno il cuore pulsante delle vostre partite, insieme anche però a qualcos'altro. Carte da gioco. Tante carte da gioco, ma anche dadi, come dicevamo. Le carte si dividono in due categorie. Da una parte abbiamo le locandine, che rappresentano proprio gli spettacoli con il suddetto Magnificent, che andrete a utilizzare, anzi a mettere in scena, dovremmo dire. Dall'altra parte abbiamo le carte maestro, che fondamentalmente rappresenteranno da una parte dei poteri aggiuntivi che potrete utilizzare, dall'altra anche degli obiettivi che cercherete di raggiungere all'interno della vostra partita per cercare di aggiudicarvi più biglietti possibili e quindi la vittoria, perché i biglietti ovviamente sono i punti di gioco. Oltre le carte e oltre, come dicevo, un buon numero di dadi di differenti colori, anche per un motivo, sia ben chiaro, abbiamo un buon quantitativo di materiale secondario, sia in cartone che in plastica. Si passa da delle gemme che vi daranno degli effetti speciali, aumenteranno il potere e il valore dei dadi che utilizzerete, le carrozze di gioco che sono legate direttamente a una delle azioni che potrete fare nel vostro round, oltre ai segnalini istruttore, punteggio e cappello. Tutti segnalini che si utilizzeranno ovviamente per segnalare varie cose sulla mappa e, nel caso degli istruttori, per cercare di avere delle abilità particolari di turno in turno. E a proposito di istruttore, passiamo alle tessere, perché ci saranno anche tessere istruttore che avranno al loro interno vari poteri che potrete utilizzare per direzionare in un modo o nell'altro il vostro gioco, e delle tessere campo, divise in tessere grandi, tessere piccole e anche associate ai tre colori principali dei dadi, quindi verde, arancione e viola. Ma vediamo per un secondo di tornare ad analizzare un po'
quella che è la plancia giocatore e il tabellone di gioco, perché in queste varie aree dovrete passare gran parte del tempo di gioco, quindi dobbiamo cercare di capire come sono organizzate. Una volta messa in piedi una partita Magnificent, infatti, la vostra attenzione si dovrà concentrare su questi due elementi. E vediamo di partire proprio dalle plance giocatore. Lì riceverete ovviamente il materiale iniziale di gioco, che in funzione del numero di giocatori potrà cambiare, ma fondamentalmente consisterà in un quantitativo di monete, un quantitativo di gemme da stipare nel magazzino, una zona specifica della vostra plancia di gioco, e i vari segnalini. Una locandina che rappresenterà un po' lo spettacolo che potreste puntare a fare inizialmente è, cosa importante, 4 carte maestro. Ora, la strategia di gioco, soprattutto se volete giocare bene e fare punti, ruota fondamentalmente attorno alle carte maestro, perché quelle, col progredire dei round, vi daranno modo di raggiungere i punti importanti. Questo vuol dire riuscire a utilizzarle al meglio. Per cercare di venire incontro ai giocatori, visto l'ammontare di regole importanti e il quantitativo anche di materiali importanti che ci sono in questo gioco, il gioco è previsto con ogni plancia con un set di 4 carte di base di partenza che potete utilizzare alla vostra prima partita o anche più avanti se vi piace lo stile. E che cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente la plancia avrà 2 facciate e voi potrete giocare in una facciata o nell'altra. In base alla facciata che sceglierete di utilizzare avrete da una parte un differente quantitativo di oggetti iniziali che possono variare, e parlo anche delle monete, delle gemme e di quello di cui abbiamo rapidamente accennato. Ma, cosa importante, un set di carte associate. L'idea di fornire un set base, diciamo, di partenza per le prime partite è da subito molto vincente, perché prima di poter padroneggiare tutte le carte dovete entrare nelle dinamiche e quindi risulta per me importante che ci siano delle carte che sono state pensate per essere bilanciate all'interno dei vari giocatori, così da evitare che magari qualcuno alla prima partita abbia una mano di carte molto complesse che non può riuscire a padroneggiare e quindi lo porteranno alla sconfitta e alla frustrazione. Va detto però, appunto, che sono possibili varie alternative alla distribuzione di queste carte, sia utilizzando la plancia nelle due facciate, come dicevo, sia con delle due varianti. Da una parte c'è proprio la possibilità di scegliere se volete utilizzare la plancia da una parte o dall'altra, ogni giocatore porta avanti la sua scelta indipendentemente. Dall'altra c'è proprio la possibilità di giocare con le carte distribuite, le carte maestro intendo, distribuite in modo casuale. Questo varierà molto la vostra partita e sicuramente però farà anche entrare un fattore randomico che potrebbe veicolare, magari soprattutto se la pescata è particolarmente sfortunata, i giocatori meno bravi. Ma va detto da subito che il sistema di distribuzione di queste carte utilizza una cosa simile al mulligan che spesso nei tornei di Magic, per esempio, viene utilizzato. Ossia, ogni giocatore pescherà 5 carte, le guarderà, ne sceglierà una, la terrà per sé e farà girare il mazzo. Questa scelta continuerà nel tempo così da bilanciare eventuali sbilanciamenti. Ancora una volta, una soluzione che trovo molto intelligente. Quindi, concentrando la nostra attenzione sulle aree di gioco della vostra plancia giocatore, andrete ad avere la parte alta, che è la zona delle tende, in cui prenderete le varie carte locandina e le posizionerete nella speranza di riuscire a portare in scena quello spettacolo. Come accennavo, avremo anche la zona magazzino, in cui posizionare le nostre gemme, che non potranno però eccedere il numero di 3. Non temete, quelle in eccesso non andranno perse, diventeranno monete di gioco e quindi comunque le potrete utilizzare in qualche modo. Avremo poi l'area istruttori, in cui posizioneremo i nostri istruttori, che altro non sono che abilità particolari che si aggiungeranno nel corso della vostra partita e che saranno legate proprio all'utilizzo del segnalino istruttore che dicevamo prima. E gran parte della plancia di ogni giocatore sarà poi dedicata alla zona del campo, dove costruirete fisicamente il campo del vostro circo, come lo farete prendendo delle tessere. Ci arriveremo a capire come. In maniera simile a quanto avveniva in Patchwork, il gioco che vi ho consigliato per 2 giocatori, farete una sorta di puzzle e, riempendo determinate aree, potrete ottenere punti a fine partita, ma al contempo potrete anche, durante la partita, prendere dei singoli premi. Premi che possono riguardare gemme, monete, ma anche istruttori, anche locandine ed anche, perché no, qualche biglietto, qualche punto ai fini della partita. Quando coprirete quelle zone, voi riscatterete istantaneamente quel punteggio. Oltre questo, però, va detto che i quadranti che vedete saranno molto importanti nella fase finale di gioco, quando dovrete contare i vostri punti. Quindi cercate di costruire delle zone omogenee e non disperdere troppo i vostri pezzi, anche perché altrimenti gli incastri del Tetris saranno molto difficili. E sotto la vostra plancia giocatori andranno posizionate le 4 carte maestro. Le carte maestro nel corso della partita cambieranno, però. Ma per capire questo, andiamo a vedere anche il tabellone di gioco. E sì, potrei aver chiamato più volte le carte maestro,
Mio lapsus, lo faccio anche quando giochiamo, scusate. Ma come dicevo, passiamo al tabellone principale. E se speravate che almeno nel tabellone principale tutto fosse più semplice, non è così. Questo gioco richiede la vostra completa attenzione. Abbiamo ovviamente varie aree di gioco all'interno di questo tabellone. Intanto il bordo esterno è la solita area in cui posizionerete il segnalino e farete progredire i punti di tutti i giocatori. Quindi quando prenderete un biglietto avanzerà proprio il vostro segnalino all'interno di questo percorso. Alla sinistra del tabellone troverete la zona in cui impilare le carte mastro e le tessere istruttore. Queste carte verranno generate di turno in turno e vi porteranno un po' di variabilità nella vostra strategia. Durante ogni round potrete vedere quali saranno le carte che a fine del round potranno diventare vostre o andare ai vostri acerrimi nemici e quindi potrete anche cercare di capire come aggiudicarvele prima all'interno delle dinamiche sempre di gioco. È molto utile dal mio punto di vista avere sempre davanti a voi durante il round di gioco quali saranno le prossime carte mastro e istruttore che vanno sempre in coppia, quindi dovrete sceglierle sempre insieme per coppia. Anche se ci tengo a dire che dal mio punto di vista è molto importante in questo gioco riuscire a identificare una strategia da usare sia per il corto, per il medio e per il lungo termine. Quindi da subito avere delle buone carte mastro può essere la chiave di vittoria, ma anche scegliere di cambiare leggermente strategia cambiando la carta mastro può essere comunque una valida ed utile alternativa. Fidatevi per ora, lo capirete giocando. E le altre zone del tabellone invece riguardano da una parte la zona viaggio, zona in cui spenderemo attivamente una delle nostre possibili azioni. Avremo poi la zona del tracciato spettacolo in cui posizionare i nostri segnalini cappello che ci verranno incontro proprio quando vorremo eseguire i nostri spettacoli e che al contempo faranno cambiare durante la partita il primo giocatore. Avremo poi la zona dedicata alle locandine in cui dovremo generare delle locandine visibili da tutti e tenere anche il mazzo delle locandine sempre pronte a essere pescate o utili per andare a sostituire una locandina presa da qualcuno. La zona tendone in alto in cui finiranno gli istruttori che utilizzeremo di round in round per poi tornare nelle nostre mani, state tranquilli, ed anche dove posizioneremo i dadi che abbiamo lanciato, così che ogni giocatore possa guardarli e cercare di capire quali dadi gli interessano di più. Sotto quest'area vedete una zona in cui sul tabellone sono stampate le tessere istruttore. Quelli sono dei poteri che tutti i giocatori, utilizzando i propri segnalini istruttore, potranno cercare di utilizzare all'interno della loro partita. Quindi, anche che non riusciate a accaparrarvi mai una tessera istruttore utile, lì qualcosa di utile la troverete sicuramente. Il tabellone andrà ovviamente preparato mettendo tutti i segnalini nei posti adeguati, piazzando le tessere tenda nella zona dei viaggi e, dopo aver distribuito le carte iniziali a ogni giocatore, piazzando i mazzi di gioco nelle loro aree e rivelando le carte che devono essere rivelate. Ovviamente, queste cose possono variare in funzione del numero dei giocatori. Ed a questo punto arriviamo a quello che si fa in questo gioco, perché immagino che potreste essere un attimo confusi. Questa prossima parte del video spero che vi aiuterà a semplificare la mole di informazioni che fin qui vi sto lanciando addosso. Intanto, la partita è organizzata in 3 round, al termine dei quali finirà tutto e si passerà al conteggio dei punti. All'interno di ogni round ci saranno 4 turni di gioco e si giocherà un giocatore per volta a rotazione. Il primo giocatore, come prima cosa da fare, dovrà lanciare i dadi, così da generare la mano di dadi che ci sarà all'interno del round. Di tutto il round, mi raccomando, quindi per tutti i turni di tutti i giocatori. La prima cosa da fare in ogni turno sarà quella di scegliere un dado. La scelta sarà veicolata sia dal colore dei dadi che dal numero raffigurato sulla faccia che è uscita, ovviamente. Quella rappresenterà l'energia iniziale a disposizione in quel turno di gioco dal giocatore che prenderà il dado. Dado che verrà posizionato poi su una carta mastro scelta in funzione anche delle varie potenzialità, dei vari poteri che queste carte mastro possono avere. Potrebbero per esempio darvi una moneta di gioco nel momento in cui il dado verrà posizionato lì sopra, potrebbero farvi cambiare la faccia del dado o potrebbero aggiungere dei valori al numero uscito. Per esempio, una carta mastro con un potere di più 2 renderà un dado con la faccia 4 un 6 come valore di forza. Ma che vuol dire valore di forza? È già la seconda volta che ve la nomino. Allora, il valore di forza veicolerà quello che succederà nella prossima fase, quindi è importante capire intanto di che stiamo parlando. La forza che genericamente riuscirete ad accumulare dipenderà da vari fattori. La regola aurea della forza dei dadi è questa. Il valore di forza che state prendendo in mano è quello della faccia del dado che avete appena preso più la somma di tutti i dadi che avete già preso dello stesso colore.
È chiaro che questa regola non si applicherà alla prima fase di gioco in cui avete appena preso un dado, ma se siete per esempio al vostro quarto turno avete già tre dadi che avete pescato, quindi in funzione dei dadi che avete preso fino a quel momento il valore della vostra forza potrà già crescere e anche di molto. Oltre questo potete scartare gemme dello stesso colore del dado scelto per incrementare il valore di 2. Non c'è limite a quante gemme scartare, tranne il limite delle gemme in vostro possesso. Le gemme trasparenti in questa fase sono dei jolly e valgono con qualunque dado voi stiate usando. E a proposito di jolly, i dadi trasparenti rientrano in una categoria un po' particolare. Il dado trasparente, infatti, quando voi lo pescate, decidete il colore che gli volete attribuire. Cosa importante, i dadi trasparenti però valgono solo nel turno in cui vengono pescati, non nei successivi. Quello che vi sto dicendo è che pure se avete scelto che un dado trasparente è verde, se poi nei vostri turni futuri prenderete altri dadi verdi, quel dado trasparente non lo dovrete più contare. Una volta generata quindi la forza della vostra azione, che vi ricordo dipenderà da vari fattori, i dadi innanzitutto, eventuali gemme che avete utilizzato secondariamente e, terze ma non meno importanti, i poteri delle carte mastro, ma anche di eventuali istruttori che potreste scegliere di utilizzare proprio per far variare questo valore. Non ci entreremo nel dettaglio, ci sono tantissime possibilità di utilizzo degli istruttori. Avrete durante la vostra partita vari istruttori a vostra disposizione che verranno utilizzati all'interno dei turni e torneranno invece nella vostra mano ogni fine round di gioco, e su queste, ripeto, non entreremo nel dettaglio. Sappiate però che il numero degli istruttori durante la partita potrà aumentare e li potrete utilizzare in ogni singolo round di gioco in vari modi, tra cui appunto far variare il conteggio di forza che stavamo dicendo. Dopo aver determinato la forza, che al momento vi sembrerà complicatissima, ma che è in realtà molto facile da conteggiare, si passa al centro importante del turno di gioco, ossia alla scelta di quale azione volete compiere. Le azioni a vostra disposizione sono tre: costruzione, viaggio ed esibizione. Ogni turno potrete sceglierne solo una tra queste tre. Ed ovviamente il valore di forza sarà fondamentale per qualunque azione voi scegliate di compiere. E partiamo proprio dall'azione costruzione. Costruzione non vuol dire altro che prendere delle tessere di un determinato colore in funzione del colore dei dadi che state utilizzando e posizionarli sulla vostra plancia di gioco, nella zona del campo. È qui che si gioca un po' a Tetris. Come abbiamo detto, il colore delle tessere dipenderà sempre e solamente dal colore del dado scelto. L'altra cosa sarà però la dimensione, perché ogni colore avrà delle tessere grandi e delle tessere piccole. Per riuscire a capire quali tessere prendere, dovrete semplicemente vedere qual è il vostro valore di forza e verificare nella plancia di gioco quali pezzi vi spettano. Magari saranno due tessere grandi, magari due tessere piccole, magari una grande e due piccoli. Insomma, in funzione del valore di forza che avrete cercato di raggiungere, avrete tessere differenti che potrete posizionare in qualunque punto del vostro campo. E questa è l'azione costruzione. Tenete a mente l'importanza di queste costruzioni perché torneranno più avanti quando parleremo dell'esibizione. Seconda azione possibile, l'azione viaggio. Questa azione è molto semplice. Innanzitutto, il tipo di colore del dado che sceglierete veicolerà quale delle tre carovane muoverete. Le carovane le troverete posizionate nelle apposite zone viaggio e non a caso abbiamo una carovana per ognuno dei tre colori principali, arancione, verde e viola. Il valore di forza che avrete generato nei vostri dadi indicherà quanti passi farà la vostra carovana. Tutte le gemme che incontrerete nel vostro cammino andranno ad aggiungersi al vostro magazzino gemme. Quelle in eccesso diventeranno soldi, come dicevamo. Oltre questo, se nel vostro viaggio supererete anche delle locandine, potrete prendere anche delle locandine. Su questo torneremo fra poco. Ma cosa importante sarà il punto di arrivo della vostra carovana. Se vi fermerete infatti su una zona tendone, riuscirete a guadagnare la possibilità di aggiungere un tendone al vostro circo. Quel tendone sarà fondamentale ancora una volta per la prossima azione, ossia l'esibizione. Prenderete il segnalino tenda e lo posizionerete nella zona di gioco della vostra plancia giocatore, riscuotendo al contempo il premio per il punto in cui sceglierete di metterlo. Così facendo vi sarete quindi aggiudicati la tenda, l'eventuale premio, tutte le gemme che avete incontrato e anche, come dicevo, le carte locandine. Queste carte locandine normalmente all'inizio della partita non sono presenti nelle zone viaggio perché sono tutte coperte da una tenda. Più andrete avanti nel gioco, però, più tende i vari giocatori toglieranno, più locandine saranno a disposizione. Ultima azione, che si ricollega anche alle precedenti, l'azione esibizione. Ma prima di partire con l'esibizione, cerchiamo di capire come sono fatte e come sono strutturate le carte locandina.
La carta rocandina rappresenta proprio uno degli spettacoli che potrete fare. Nella parte alta troverete il disegno del Magnificent di turno ed anche il suo nome. Sotto il nome troverete quali sono i prerequisiti per poter portare a compimento un determinato spettacolo. Questi prerequisiti possono richiedere o il pagamento di determinate gemme e determinate tessere presenti nel vostro campo. Le tessere a cui ci riferivamo quando parlavamo della costruzione, ecco che ritornano, sono proprio collegate alle esibizioni che volete portare avanti. L'ultima parte, la parte più in basso delle carte, è dedicata invece a quali che sono le ricompense che avremo proprio dal portare avanti e a termine la nostra esibizione. Tutte queste locandine, per poter essere utilizzate, devono essere posizionate su una delle nostre tende. Ed ecco, ci possiamo tornare a parlare per bene dell'esibizione, ora che abbiamo chiari i concetti base fondamentali di una locandina. Punto primo, partiamo sempre dai dadi. Il colore dei dadi questa volta è ininfluente. Ciò che conta è la somma del valore di forza. Ecco che quindi potreste scegliere comunque determinati colori in funzione di quale è il numero che raggiungete. Perché dopo aver preso il dado e generato quindi la vostra forza, la prima cosa che dovrete fare sarà prendere il segnalino cappello nella zona apposita dell'esibizione sul tabellone di gioco e posizionarlo su un valore che sia uguale o inferiore al valore di forza che avete raggiunto. Il posto in cui posizionerete il cappello determinerà quanti spettacoli potrete fare. Ma attenzione, se su quello spazio c'è già il cappello di qualche altro giocatore, quello spazio vi sarà precluso. Dopo aver quindi fatto questa prima azione di gioco, è il momento di verificare se potete portare avanti il vostro spettacolo e se avete scelto di farlo, vuol dire che l'avete già verificato. Dovete fondamentalmente verificare i prerequisiti associati alla carta locandina o utilizzare qualche potere sparso per cercare di annullare quei prerequisiti. A quel punto porterete avanti i vostri spettacoli, uno o più, e vi guadagnerete le ricompense associate alla locandina e alla tenda ad essa collegata. E attenzione, perché mentre fate la conta dei prerequisiti, alcune tende richiedono il consumo di eventuali gemme, quindi state attenti all'iconcina di riferimento. Dopo aver riscosso i vostri premi, conservate la vostra locandina, che ha uso singolo, ma mantenete la tenda, quella la continuerete a riutilizzare. E la continuerete a utilizzare ovviamente con i futuri spettacoli durante tutto il vostro show, durante quindi la vostra partita. Cosa importante? Prima di terminare questa azione potete riordinare le locandine restanti nella vostra area di gioco posizionandole nelle tende che preferite. E ci tengo anche a dire un'altra piccola cosa. Voi potete posizionare locandine anche in zone che attualmente non hanno nessuna tenda. Non le potrete ovviamente utilizzare fin quando non arriverà una tenda a coprirle e a dare la possibilità di fare quello spettacolo. Però le potrete già mantenere nella vostra rosa di papabili spettacoli futuri. Ora che abbiamo completato l'excursus all'interno delle varie azioni a disposizione dei giocatori, vi ricordo che quindi, dopo che tutti i giocatori al tavolo hanno eseguito tutte le loro quattro azioni, quindi prendendo quattro dadi, posizionandoli, calcolando la forza, scegliendo quale azione di volta in volta fare, si arriverà alla fine del round. La fine del round procede in questo modo. Prima cosa da fare, pagamento. In che modo si paga? Allora, si deve verificare nella propria plancia di gioco, ogni giocatore ovviamente lo deve fare, la somma di dadi di uno stesso colore che ci dà il risultato più alto. Se per esempio ho preso un dado arancione, due dadi verdi, i due dadi verdi complessivamente mettendoli insieme mi danno un valore di 5, l'arancione è un singolo dado ma a 6, io pagherò 6. Inoltre bisogna pagare per la somma di tutti i dadi trasparenti. Questo è un dettaglio molto importante, i dadi trasparenti, proprio perché li possiamo usare in vario modo, sono utili ma sono anche cari. Con cosa si paga? Ma ovviamente con le monete di gioco. Ma se non potete pagare, perderete punti. Più si va avanti nel gioco, più punti perderete, quindi attenzione a questo prerequisito quando prendete i vostri dadi. Un buon manager deve sempre saper bilanciare entrate ed uscite. La prossima cosa da fare alla fine del round è quella di accaparrarsi una nuova carta maestro e la sua carta istruttore associata dalla plancia di gioco. L'ordine della scelta dipenderà dalla posizione del segnalino cappello di ogni giocatore nel tracciato esibizione. Attenzione, ci tengo a fare un piccolo inciso. Una delle cose su cui non sono entrato nel dettaglio è che potrete, in determinati momenti, mettere due cappelli in funzione delle vostre scelte nelle azioni. Non è nulla di complesso, non è nulla che valga la pena riportarvi qui. La trovate chiaramente nel manuale di gioco. Fatto sta che in questa fase del gioco eventuali cappelli in più saranno già stati eliminati se avete seguito bene ciò che vi dice il regolamento. Quindi resteranno solo il numero di cappelli in funzione del numero dei giocatori che siete.
nessun doppione. Quindi, in funzione dei cappelli, da chi è più in alto sul tracciato esibizione a scalare, si andranno a prendere le varie carte e ad aggiungerle alla propria rosa di possibilità. Si passerà al prossimo punto, ossia il conteggio dei punti sulle carte mastro. In questo momento voi avete le 4 carte sulla vostra plancia mastro di partenza più la quinta che avete appena preso. Dovete identificare fra queste 5 quella che vi dà il premio più importante. Torniamo infatti alla carta mastro un attimino. Nella parte bassa di queste carte noi abbiamo dei punteggi possibili. I punteggi possono essere i più svariati e non entreremo ancora una volta nel dettaglio. Si va da vari prerequisiti da raggiungere nella zona campo della propria plancia di gioco, a gemme in proprio possesso, a Magnificent usati, insomma sono davvero molto variabili. Ancora una volta li trovate tutti nell'ultima pagina del vostro manuale di gioco. State sereni. Dovrete comunque identificare la carta che volete utilizzare, verificare quanti punti, quindi quanti biglietti vi darà, e far muovere il vostro segnalino punteggio nella plancia di gioco. Dopodiché però sappiate bene che quella carta maestro verrà scartata, buttata per sempre, il che vuol dire che il potere adesso associato, quello che trovate nella parte alta della carta, non potrà più essere usato. Attenzione quindi alla vostra scelta. Dopo che tutti i giocatori avranno calcolato il loro punteggio e scartato la loro carta maestro, si passerà alla prossima fase, ossia la preparazione del prossimo turno di gioco con il prossimo ordine di giocatori. Nella preparazione succederanno alcune cose. Intanto ogni giocatore riprenderà tutti gli istruttori che ha già utilizzato, dopodiché andranno rimpinguate sul tabellone di gioco sia le carte mastro che quelle istruttore, che andranno a formare le nuove coppie di gioco che saranno disponibili alla fine del prossimo round, ma che potrete già vedere e quindi cominciare a sperare di accaparrarvi. Dopodiché dovrete prendere i cappelli sul tracciato esibizione e, mantenendo l'ordine dei cappelli, spostarli verso il basso. Il giocatore che si troverà più in basso sarà il nuovo primo giocatore. Per definire chi giocherà dopo di lui nei vari turni di gioco, si seguirà semplicemente il classico senso orario partendo dal primo giocatore. Ultima cosa da fare. Il nuovo primo giocatore prenderà i dadi, li tirerà e li riposizionerà sul tendone in modo ordinato per preparare il prossimo round di gioco. A questo punto tutto ciò che ho detto si ripeterà per un secondo round e anche per un terzo, così da arrivare finalmente al termine della nostra partita. E visto che ci teniamo ad essere pignoli, vediamo anche il punteggio, anche perché quando si gioca puntare alla vittoria è qualcosa che facciamo tutti. Dopo che infatti per la terza volta risvolgerete tutte queste azioni di fine round e quindi genererete anche dei punti associati a una carta mastro che avete scelto, si passerà al conteggio dei restanti punti. In che modo? Come prima cosa conterete tutte le altre carte mastro che vi sono rimaste, ma questa volta il loro valore sarà la metà, arrotondato per difetto. Dopodiché passerete a contare le monete in vostro possesso. Ogni 5 monete potrete fare un punto. L'ultima cosa riguarda la zona del campo sulla propria plancia di gioco, quella dove mettevate le tesserine per fare un Tetris. Nell'immagine che vi sto mostrando, infatti, noterete che ci sono dei tracciati interni all'area campo che definiscono dei rettangoli di varia forma e dimensione. Ogni volta che un rettangolo verrà completato, il giocatore si aggiudicherà 4 punti. Se avete lasciato qualche buco, non temete, perché tutte le gemme in vostro possesso a fine partita potranno essere usate per coprire dei singoli buchi, nella speranza magari di tappare qualche buco e completare qualche area per avere 4 punti in più, che male non fanno. È anche la mia strategia per chiudere le partite vincendo. In caso di pareggio fra due o più giocatori, a vincere la partita sarà il giocatore con il cappello nella parte più alta del tracciato esibizione dopo il terzo e ultimo round. Pensavo non finisse mai. Questi giochi complessi mi mettono sempre a dura prova, ma andava spiegato a dovere per capire di che tipo di gioco stavamo parlando. Allora, The Magnificent, come avete visto, è un gioco complesso, è un gioco con al suo interno tante regole, ma la vera domanda è un gioco che funziona? E la risposta è sì, è un gioco che funziona. È un gioco che inizialmente può spaventare, inizialmente potrebbe mettervi in difficoltà perché ricordare tutte le cose, ricordarsi tutti i poteri, evitare di paralizzarsi cercando di stabilire cosa dobbiamo seguire, qual è la strategia da adoperare, qual è la miglior carta mastro da identificare e portare avanti. Ecco, inizialmente è tutta una mole di informazioni che può spaventare, ma in realtà il gioco funziona e funziona soprattutto se cominciate a giocarlo a ripetizioni, se mantenete attivo in memoria le sue strategie interne.
Questo è un punto fondamentale. È un gioco che io vi consiglierei se quello che ho detto intanto vi stuzzica e vi interessa, ma anche se avete intenzione di giocarlo spesso. Non è un gioco da tirar fuori una volta ogni 2 mesi e sperare di riuscire a fare una bella partita, perché se no il tempo che sarà passato non vi aiuterà a mantenere ben chiaro tutte le dinamiche e a riuscire quindi a pianificare una strategia che vi porti alla vittoria facilmente. Questo è sicuramente un fattore da considerare. Ma, come dicevo, è un gioco che diverte ed è un gioco in cui impostare una strategia è possibile. E visto che Gyrus vi vuole bene, io vi do un consiglio che, insieme a Black, soprattutto nei vari test di gioco, siamo riusciti a identificare. La cosa importante all'interno di questo gioco è cercare già dai primi turni di identificare quali sono le carte maestro in vostro possesso che più vi sembrano papabili, così da identificare, come anche vi dicevo ore fa a inizio video, un obiettivo da raggiungere nel primo round, uno nel secondo ed uno nel terzo, in modo da identificare gli obiettivi rapidamente raggiungibili da quelli invece che richiedono tanto lavoro ma che magari portano tanti punti alla propria saccocciata. Questo è il consiglio fondamentale che dovrete tenere a mente quando vi approccerete ad ogni partita. Detto questo, sì, Magnificent, come avete visto, è un gioco con tante dinamiche, tante componenti, ma è un gioco che davvero risulta piacevole da giocare. Le varie componenti si mescolano bene, la dinamica dei dadi potere, che però possiamo molto giocare a nostro vantaggio utilizzando le gemme o utilizzando gli istruttori o le carte mastro per modificare il valore del dado stesso, ci permettono di non essere così legati all'evento randomico del lancio dei dadi. E questa è una cosa che io apprezzo molto, perché, come sapete, il fattore randomico, soprattutto nei gestionali, rischia sempre di sbilanciare il gioco. A tal proposito, ci tengo a risottolineare la questione delle carte mastro, che sono sempre associate di base alla plancia di gioco, quindi voi sapete già quali prendere e questo fa sì che le carte non siano troppo squilibrate tra i vari giocatori, ma apprezzo molto l'idea della variante che mi permette di cambiare le carte, quindi portare un pizzico di pepe, soprattutto se giochiamo molto spesso al gioco, ma farlo attraverso il famoso mulligan di carte, scegliendole e facendole girare, come vi dicevo ancora una volta ore fa. Questa cosa fa sì che il fattore randomico non rischi di rovinare intere partite a giocatori. E questo, secondo me, è qualcosa che va sempre considerato quando si pianifica un buon gioco da tavolo. E qui è stato fatto, e di questo ne sono felice. Come per Coimbra, è un gioco molto particolare, ma nelle sue dinamiche io devo dire che forse l'ho apprezzato anche un pelo di più, perché la questione degli incastri dei tendoni stile patchwork mi piace molto. È una componente che funziona bene e che rende bene all'interno proprio delle dinamiche di gioco. Certo, sappiate che se acquistate questo gioco e cominciate a giocarlo, dovete dedicargli un po' di tempo, dedicare un po' delle vostre energie mentali nel cercare di capire tutta la complessità di queste regole che ci sono, di questi poteri, di queste carte che vanno tutte giocate insieme e combinate per poter portare avanti in modo adeguato la propria partita. Quindi non è il gioco da prendere così, come se fosse un fillerino che dura un po' più di tempo. No, ragazzi, è un gioco importante. Oltre questo, ho apprezzato gran parte dei contenuti e dei materiali. Li trovo tutti esteticamente molto belli, forse avrei fatto un dispenser per reggere tutti i contenuti e tenerli divisi più rigido, ma ci sono giochi che alle volte non ci danno nemmeno questo, quindi non possiamo proprio lamentarci di questa cosa, no? L'unica cosa, forse, di cui mi sento un po' di potermi lamentare è un po' il tema. Il vero difetto, per quanto mi riguarda, perché per Black non è stato così, è il fatto che l'estetica dei Magnificent è molto bella, ma in realtà nelle dinamiche di gioco sembra più un pretesto incollato sopra, non la reale tematica del gioco, ma più un vestito che è stato scelto per prendere quello che sembra quasi un astratto e renderlo un po' diverso. Tutto qui. Va comunque detto che comunque uno sforzo per cercare di dare coesione a quello che è il tema internamente nel gioco si nota. Il fatto stesso che determinati Magnificent associati a carte locandina abbiano associate determinate colorazioni di tende da mettere nel campo e quindi determinati dadi, e anche la zona dei tracciati sia tematizzata in funzione della tipologia di Magnificent che più o meno andrà ad aiutare, si nota che c'è stato un tentativo di farlo, ma è un tentativo che risulta più visivo, più legato proprio alle scelte cromatiche fatte che proprio al sapore che si respira giocando al gioco. Insomma, quello che vi sto dicendo è che
Personalmente, quando gioco questo gioco, mi diverto nella gestione, nel cercare di raggiungere i vari obiettivi, ma non è che mi senta un gestore di circo, tutto qui. Ma soprattutto è un difetto, tra virgolette. Se non vi interessa, ma vi interessa avere un gestionale molto complesso, con dinamiche che però possono risultare appaganti e vi possono permettere comunque di impiattare una strategia, seppur stando attenti, soprattutto quando si gioca in tanti giocatori, a chi potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote, magari rubando una carta locandina che stavate puntando, o sottraendovi la tessera istruttore o la carta mastro che proprio vi serviva per fare tanti punti, beh, questo è il gioco che state cercando. Insomma, se siete degli smanettoni che amano giocare a giochi complessi, dedicarci tanto tempo, The Magnificent è il gioco che fa per voi. Se volete qualcosa di leggero da poter usare una volta all'anno, forse punterei qualcosa di differente. Ci tengo a dire, tra l'altro, che per quanto riguarda il numero dei giocatori, Magnificent è un gioco che mantiene le sue dinamiche pressoché inalterate, sia che si giochi in 2, in 3 o in 4. Questo è tutto quello che volevo dire su The Magnificent, un video che suppongo sarà venuto enorme, proprio perché il flusso di gioco, quando ci sono dinamiche così complesse, richiede sempre particolare attenzione per cercare di essere compreso e chiaro, cosa che spero di essere riuscito a fare. Vi invito a commentare, quindi a farmi sapere se ho fatto un buon lavoro o no in questo video, e soprattutto a innescare la solita discussione positiva che sotto questa tipologia di video spesso emerge. Detto questo, ragazzi, ci si rivede qui per parlare ancora di giochi da tavolo nelle prossime puntate. Per ora vi saluto e spendo un'ultima parola di ringraziamento per la Genos Games, che continua a supportare questo canale. Ciao belli, e alla prossima!